Baldo. È difficile. È difficile a parole esprimere quanto ci vuole. Ho sempre bisogno di darti un ultimo saluto, te lo devo. Aldo, energia vitale, esplosione di sentimenti ed emozioni. Il qui e ora ti permettevano di assaporare ogni momento della vita, fatta di istantanee immagini irripetibili, di canzoni cantate a squarciagola, di sudate imprese sportive, sempre protese in avanti. È importante avanzare, dicevi, valutando bene, con lucida fermezza, ma senza perdere tempo, facendo così della vita, metaforicamente parlando, la partita più importante da giocare. Aldo, anima bella, pura e combattiva, leone forte nel fisico e sensibile nell'animo, accorto e rispettoso osservatore, avevi sempre una parola buona, saggia, a volte pungente, ma pur sempre autentica per tutti. Ti ho incontrato dopo molti anni e in modo entusiasmante mi hai trasmesso umanità e amore incondizionati, forza e determinazione, rendendo meraviglioso ogni singolo evento della vita. Tutto con te diventava gioiosa avventura, condivisione serena e impresa. Era spesso un proiettarsi verso il futuro, con programmi e progetti a 360 gradi. Finché hai qualcosa da finire, la vita ha un senso, scrivevi. Quel futuro a cui guardavamo con speranza, sbalzando via le incertezze legate alla tua salute, ma sempre fiduciosi in un'altra vittoria. Quel futuro che vibra ancora nell'aria, lasciando tutti noi ancora in attesa di una tua chiamata, una tua parola o un tuo sorriso. La tua voglia di vivere era contagiosa e travolgente. Chi ti stava vicino poteva contare sul senso profondo dell'amicizia, quella vera, donando serenità, complicità e ottimismo. Saldi e contagiosi in te erano i principi e i sani valori, quelli che universalmente fanno piacere, inumidiscono gli occhi, fanno sognare le cose belle, al di là di ogni credo o fede, alla ricerca della positività, a conferma del tuo ottimismo. Con te voglio proprio esagerare, i superlativi da te utilizzati non davano adito a mezze misure. Era tutto issimo, issima, issimi e issime, altissimo. Uomo dal grande cuore d'oro, sarà sempre un posto per qualcuno, ma anche uomo speciale e unico nel rendere speciali e unici tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il tuo cammino. Non lasciavi nulla al caso e la ricerca della verità era la tua bandiera. Poche parole e tanti fatti, a dimostrazione della tua determinazione. Con la tua generosità gratuita e incondizionata e con i tuoi sorrisi hai creato legami indissolubili nel tempo. La tua felicità scaturiva dalla felicità trasportata negli altri. Il tuo sorriso un regalo da condividere con mille persone a cui ho voluto bene, ti vogliono bene. Ti hai trasmesso energia e forza a piene mani. Sapevi accoglierla di ritorno in un gioco complice dove la gratuità e il rispetto trasformavano ogni cosa in magia. E vedendo tutti voi, posso dire che la magia di Aldo esiste. Aldo, sarai sempre dentro di me la spinta per affrontare e riscoprire le meraviglie della vita. Gli occhi per conoscere al di là delle apparenze. E da lassù il compagno sorridente che illuminerà le mie giornate. Caro Aldo, ti saluto citando queste parole che mi hai scritto 2 settimane fa. Ciao piccola! La paura è solo una considerazione che può rovinare la tua vita. Affrontarla